Un risultato che significa trionfo per Giuseppe Galderisi, inventore di una perentoria tripletta, e malocchio per il Milan, beffato proprio nella domenica in cui si è dimostrato all'altezza delle grandi. Paolo Rossi, dopo aver visto i primi gol di Galderisi, disse: a fine stagione mi cederanno. Oggi cosa avrà detto? Ma non lo so, Paolo senz'altro butta via i complimenti, insomma, io lo ringrazio moltissimo, ma lo stiamo aspettando tutti con tanta ansia, perciò speriamo che ritorni presto, insomma. Virdis si impone subito come punto di riferimento delle azioni bianconere. Al 16esimo Galderisi offre il primo saggio della sua scaltrezza e della sua rapidità, siglando l'1-0 in punta di piede. Ma il Milan è vivo e volitivo. Su azione Buriani-Maldera, Novellino sfiora il pareggio di testa. Al 43esimo i rossoneri coronano il loro forcing. Collovati abbandona Virdis e non perdona Zoff. In avvio di ripresa, Bredi viaggia a luci alterne e Tardelli svetta, se non a centrocampo, almeno in zona gol, come in questo episodio. Al 18esimo la Juventus rompe il fraseggio rivale e raddoppia. Cabrini, suggeritore nelle azioni di 3 gol su 3, consente a Galderisi di beffare nuovamente Piotti. L'attaccante, quasi 19enne, dimostra un'eccezionale agilità nei 16 metri, accoppiata ad una consistente dose di opportunismo. I rossoneri, per chi non l'avesse capito, sfoderano grinta da vendere e scaricano la loro rabbia, come dimostra Maldera, su Zoff. Al 26esimo il pareggio è cosa fatta. Uno svarione di Gentile si traduce in un invito alla staffilata per Antonelli. A 7 minuti dall'epilogo, lo scatenato Cabrini confeziona la palla gol decisiva. Dopo un tentativo di Virdis, il guizzo rapinoso di Galderisi segna il destino del match. Che meraviglia. 3 gol al Milan, vogliamo dire che il terzo è il meno bello. Guarda, intanto posso ammettere che ho avuto i brividi perché ho rivisto tanti compagni di squadra che sono stati importanti, ma anche queste sono emozioni che non dimenticherò mai. Sì, il terzo... Allora, quando segnai su quella, diciamo, ribattuta, quello scontro, io avevo capito che non potevo arrivarci, però volevo arrivarci per cercare di vedere se la palla rimaneva in quelle zone. Invece c'è stato questo contrasto e la palla mi è andata sul ginocchio perfettamente in rete, come se fosse proprio tutto scritto e via dicendo. E quando andai e corsi verso la curva, Tardelli fu il primo ad arrivare e gli dissi: Marco, io posso togliere una maglia, posso andare via. Lui mi ha detto: vedrai che hai avuto culo, ritorna dentro che hai appena iniziato. Senti, però non c'è nessuna fortuna nel segnare di testa su questo pallone. Qua avete fatto un'azione strepitosa. Difatti tu mi hai sentito che la prima cosa che ho detto, che gran palla che mi ha dato Antonio, perché lì la bravura è stata di Antonio. Io sinceramente col mio fisico avevo una qualità che era la reattività e il tempismo, però quella era una palla che un attaccante era nettamente avvantaggiato, perciò ho anticipato il mio attaccante, anzi gli ho preso il tempo ed è andata proprio dove forse era impossibile mettere, perché è andata proprio a fin di palo. Ma era una domenica, secondo me, che se stavo lì, se loro avessero pareggiato 3-3, io avrei fatto il quarto gol.